Senza Bruno Bossio, onorevole, allora ripartiamo da questi temi. La mattinata è stata piuttosto intensa. Come Sì. sintetizziamo le priorità? Bene, grazie. Devo dire molto interessante, grazie a Uncem per questa discussione, per il lavoro che fa sostanzialmente sui piccoli comuni. Grazie Marco a te, complimenti ancora e auguri per la riconferma, perché ci vogliono persone che credono molto in queste cose perché riusciamo finalmente a sfondare. D'altra parte, purtroppo, l'hanno detto altri interventi, la pandemia ha fatto diventare incredibilmente di moda cose che fino all'altro giorno dicevamo, ma non eravamo molto ascoltati, cioè tutto il tema dello spopolamento delle aree interne è diventato invece un modo come affrontare anche la questione dell'eccessiva, diciamo, presenza all'interno delle città. E quindi il digitale come leva fondamentale. L'abbiamo affrontata per esempio nella scorsa legislatura con sostanzialmente la legge sui piccoli comuni, che era stata però in verità finanziata in maniera piuttosto scarsa. L'altro giorno ho fatto una verifica anche col MIT, so che c'è una volontà rispetto anche alle linee del recovery fund di finanziare e rifinanziare sostanzialmente ancora di più questa legge. Quindi c'è un tema all'ordine del giorno che è quello appunto insieme dei piccoli comuni e del digitale, però ci sono i ritardi. Allora vorrei su questo dire che la politica è unita sul digitale, nel senso che all'interno del Parlamento, al di là delle diverse gruppi politici, tutti insieme, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, alla Lega, Forza Italia, lavoriamo tra l'altro anche all'interno di intergruppi come l'Intergruppo Innovazione piuttosto che l'Intergruppo Intelligenza Artificiale. Stiamo martedì, approveremo una mozione in cui chiediamo sostanzialmente che gli indicatori DESI che sono a livello europeo vengano usati anche a livello italiano per capire qual è l'impatto dei finanziamenti statali europei in Italia rispetto allo sviluppo del digitale. Mi pare che De Giulio ponesse questo problema dell'impatto. Noi stiamo provando per esempio anche ad attrezzarci su questo, così come nelle linee guida e in particolare nella relazione della Commissione bilancio, che sostanzialmente dà delle indicazioni al governo sulle priorità rispetto al recovery fund, abbiamo detto che il digitale è sicuramente importante il 20%, ma che crediamo sia sostanzialmente più che una delle sei missioni, una missione trasversale che va sostanzialmente dalla sanità ai trasporti a tutte le questioni. Il punto vero è che, fermo restando che anche io credo che il 2021 anche a livello di indicatori sarà probabilmente diverso, perché ci siamo dovuti attrezzare molto rapidamente tutti quanti, cittadini, studenti, lavoratori, aziende, sulla questione sostanzialmente dell'adeguamento alle piattaforme digitali, al lavoro digitale, alla didattica digitale. Quindi probabilmente gli indicatori DESI dell'anno prossimo saranno molto diversi. Noi dobbiamo allora a questo punto uscire fuori, sono d'accordo, mi pare che lo dicesse anche Valerio Ferrero, uscire fuori dai luoghi comuni del digital divide, perché spesso sembra che il digital divide sia una cosa che non è misurabile. Invece il digital divide è misurabile anche al di là degli indicatori DESI. In che senso? Spesso abbiamo situazioni dove ci sono già i finanziamenti, ma non vanno avanti i progetti. Il tema delle aree bianche non è un tema di capire se ci mettiamo ancora più soldi nelle infrastrutture e nel recovery fund, ma capire come sostanzialmente questi 7.000 comuni che sono stati compresi nei tre bandi Open Fiber, che sono in ritardo, nonostante, diciamo, il positivo intervento del Ministero del MISA, della Ministra dell'Innovazione, di Infratel, però questo ritardo sostanzialmente non si colma. E spesso, diciamo, è anche il decreto semplificazioni che doveva servire anche ad aiutare a colmare questo ritardo, io credo che sia servito soprattutto, come ha detto Guindani, ad aiutare la questione sostanzialmente degli investimenti sul 5G. Ma i passi avanti sulle aree bianche sono molto pochi. Quindi io ho chiesto a Patuanelli, ho chiesto alla ministra e anche ad Infratel perché si vada anche oltre le sanzioni e si incominci effettivamente a fare un lavoro di ricognizione. Perché, per esempio, anche nelle aree, diciamo così, montane, ci sono degli operatori privati, ho sentito prima
l'intervento di Eolo, che sono già intervenuti, che hanno già portato l'FVA, non la fibra, perché Open Fiber dovrebbe portare la fibra, non l'FVA. Eppure, diciamo, spesso si ripropone, diciamo, di portare l'FVA laddove operatori, piccoli operatori o anche grossi operatori privati hanno già portato anche l'FVA. Quindi bisogna fare un lavoro di ricognizione, capire dove bisogna intervenire concretamente e come sostanzialmente correggere non tanto il tema semplicemente della infrastrutturazione, ma soprattutto dell'attivazione della connettività. In tal senso vanno i voucher e una delle cose che faremo come Commissione Trasporti e Telecomunicazione sarà proprio quella di monitorare, diciamo, l'effettivo utilizzo dei voucher nella direzione sostanzialmente appunto del superamento del digital divide. L'ultima cosa che voglio dire, detto questo, è credo che poi il digital divide fondamentale che va al di là del comuni e delle aree interne dei comuni montani e delle grandi città ed è un problema italiano, è il problema delle competenze digitali, perché tutto questo ecosistema che dobbiamo incominciare effettivamente a costruire facendo fare un salto di qualità rispetto alla strategia dell'Italia digitale del 2015, beh, dobbiamo soprattutto intervenire sul tema delle competenze digitali e della cultura digitale. Quindi credo che associazioni, diciamo, come l'UNCEM, realtà come quelle sostanzialmente anche della discussione di questa mattina, servano soprattutto a diffondere questa cultura digitale che deve essere la più ampia possibile, soprattutto nelle aree anche più periferiche.